Come sta andando? Abbastanza bellino. Gente ce n'è? Poche. Pochi. Pochi, perché con questa paura. Però siete contenti di questa riapertura? Sì, molto. Era ora di ritornare alla normalità. Certo. Devono avvisare il pubblico, perché manca tutti i clienti che i vecchi. Quattro da sé. Non lo sa nessuno. No, va, si deve organizzare, però va. Siete soddisfatti di come è stato organizzato il mercato? Sì, abbastanza. Affluenza ce n'è? Sì, direi che insomma la fila lo dimostri. Va abbastanza bene, si cerca di lavorare con tranquillità. E bisognerebbe far entrare un pochettino un po' più gente, perché vedo che si ammucchia tanta fila e qui ci rimangono dei vuoti, insomma. Tanta fila fuori e non tantissima gente dentro. Dentro, esatto. Qualcosina in più, ecco, non tanto. Da quello che sento dai banchi. Come va? Finalmente ci hanno fatto cominciare, che è importantissimo. Siete soddisfatti di come è stato organizzato il tutto? Ma sì, direi che sì, tutto sommato sì. Cosa ho detto? Ti ho detto il conto? No. Allora non l'ho chiuso, dopo mi fanno parlare. Persone ce ne sono? Sì. Un po' meno, 22. Però direi che come primo sabato, dopo è tutto migliorabile, però va bene. Direi che va bene. Recuperato, acquistato? Bisogna fare un po' di acquisti, no? Riprendendo un po' dalla normalità. Ma è difficoltoso con queste norme oppure... Anche perché sono poche, basta rispettarle. Non c'è male. Siete contenti? Sì. Poi dai, speriamo sia un lento ritornare alla normalità, che è importante secondo me. Così. Nel senso che poca gente, pochi acquisti? Beh, per quanto mi riguarda pochi acquisti, però insomma, diciamo che me lo aspettavo. L'importante però era anche ripartire. Sì, l'importante era esserci. Delle modalità... Come è stato organizzato il mercato? Lei è contenta? Ma guardi, dobbiamo ancora capirlo a modo, effettivamente. Poi ci sono dei momenti che si vede il flusso regolare, in altri momenti ci sono degli assembramenti, insomma, non è proprio... C'è da sistemare qualcosina. Sì. Io non mi lamento, sono riuscito a vendere praticamente tutto il mio prodotto e sono contento. È logico che bisognerebbe, come ha detto la signora di prima, migliorare qualcosa, soprattutto nella gente che passa qua dentro e vedere degli assembramenti come ci sono là in questo momento in chiacchiere. E qui se uno sta davanti al banco, arrivano loro a mandarlo via, non sono cose belle, via. Tutto. Però insomma, come ripartenza lei la giudica? Come ripartenza da parte mia sono contento. Va! Cosa significa va? Contento o poco? Si fa quel che si può. Contento di questa ripartenza? Sì, no. Sì. Quello sì. Clienti ce ne sono? Cominciano ad arrivare, come prima volta, parliamo, no, abbastanza. Oggi siamo partiti abbastanza bene, la verità non me l'aspettavo neanche che ci fosse un flusso così regolare e tranquillo. Quindi... complice la bella giornata che probabilmente ha fatto sì che tutti quelli che avevano voglia di uscire siano venuti a fare un giro al mercato, riprendere un po' le vecchie sane abitudini. Per comprare però, non solo per fare un giro. E in realtà anche questo è vero, perché ci sono, a oggi stanno acquistando, non c'è per il momento, però è presto. Di solito Piazza Fontanesi è anche un luogo di ritrovo il sabato, dove c'è gente che chiacchiera, fa la vasca come si faceva una volta quando eravamo giovani in mondo. E adesso il sabato mattina era anche un luogo di ritrovo. Oggi invece la realtà è che la gente che c'è, complice anche la fila che deve fare per entrare, viene solo per acquistare. Sono modenese, quindi... Lei è modenese ed è capitata a Reggio appositamente perché sapeva che il mercato era aperto? Convivo a Reggio. Lei convive a Reggio? Conviviamo. Convivete. Contenti di questa riapertura? Certamente, assolutamente sì. E per quello che riguarda le modalità? Beh, diciamo che vista la situazione è necessario, quindi ci adattiamo. Non c'è alternativa? Per il momento sembra di no, per cui va bene così. Bene, bella giornata, la gente discreta affluenza, direi che si può fare. Soddisfatti di come è stato organizzato? Cioè,
ci sono delle grosse limitazioni perché comunque l'emergenza lo esige. Cosa vuole? È una pezza. Non saprei altro che dire. Si è fatto il possibile per poter essere operativi. Siete contente? Sì. Beh, ci vorrebbe qualche persona in più, però noi che siamo abituati ad avere 20 persone davanti. Avevamo la fila prima, adesso un po'. Quindi il problema qual è? Quelle che fanno entrare poche persone? Poche persone, a me fanno molto la fila sotto i portici, che qui d'altronde sono stretti i portici, secondo me dovrebbero lasciare un pochino più via all'entrata, all'ingresso. Per il resto si vende? Sì, noi non abbiamo mai avuto nessuno. 14:30. E quindi di questa ripartenza siete contenti, insomma? Certo che sì, anche perché le consegne a domicilio sono un po' impegnative. Perciò. Grazie. Come va oggi? Ha cambiato posto, cazzo. Io ero di là dove c'è quello della carne, ha messo il posto, la gente è abituata ad andare sempre dove sei. Poi? Poi i zucchini, dai, 4 zucchini, 4 cilindri. Adesso ho fatto anche che fanno un giorno sì, un giorno no, che dopo un sabato, il prossimo sabato la roba la bollia, perché non posso mica venire, ci vengono le altre aziende. Cioè non ho capito, avete la possibilità di venire un sabato sì e un sabato no. Quindi il prodotto lo buttiamo via, invece chi c'ha il miele, chi c'ha i formaggi possono venire tutti il sabato. E possono tenerli fermi loro la roba, c'ha le forme. Quindi contento a metà, mi sembra di capire che qualche problema ci sia. Contento niente, zero. Cioè lei preferiva non ripartire? Non ripartire, aspettare un attimo come eravamo prima, uguali niente.